22 marzo, primavera, fa freddo, ho ancora il giubbotto invernale. Sono in macchina perché sono arrivata sotto casa della mia amica perché vado a fare un tutorial. Anzi, no, è lei che lo fa. Sarà mia ospite nel mio canale, così conoscerete anche lei, Tiziana. Tiziana è una ragazza, una signora molto carina e fa un lavoro particolare e vuole farci vedere un qualcosina del suo lavoro. Andiamo a vedere Tiziana. A dopo! Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Come vi ho detto prima, sono a casa di una mia amica, la mia amica Tiziana, perché sarà lei che vi farà un tutorial un po' particolare. Non è la solita ricetta, non sono questa volta i consigli di Laura, ma saranno i consigli di Tiziana. Ci insegnerà dei trucchetti o delle cose che sa fare lei. Anzi, volevo dirvi ancora una cosa prima di passare alla Tiziana. La collana che indosso e gli orecchini li trovate nel tutorial nelle schede che metterò poi qua sopra. Andiamo a conoscere Tiziana. Tiziana è la mia amica. Ciao! Ah, mi sento conoscere anche Pedro, scusate. Pedro è geloso della sua padrona perché si è avvicinata. Andiamo a spiegare ai nostri amici cosa vado a fare. Oggi vi farò vedere come si fa un orlo classico da jeans e un orlo riportato, cioè quell'orlo che si desidera quando si vuole mantenere l'origine, il bordino originale dei jeans un po' rovinato, che adesso si acquistano proprio così, rovinati, strappati, e quindi non piace quell'orlo nuovo, che fa un po' da anzianotto, Ah, soprattutto nei ok, ragazzi, ma nelle ragazze. Tiziana, volevo chiederti, ma io che non so cucire, riesco a farlo? Assolutamente sì. Allora se lo faccio io, ragazze, lo fate anche voi. Stavolta non è un tutorial per maschietti, poi faremo qualcosa anche per i maschietti che mi seguono. E cosa dici, Tiziana? Sì. Facciamo vedere come si fa? Ok. Allora, prima di tutto, per fare un orlo e per farlo in modo semplice, bisogna farsi aiutare da un semplice ferro da stiro, perché una sarta ha bisogno comunque sempre dell'aiuto ed è il suo miglior amico, perché rende più semplice il lavoro. Allora, girano i pantaloni dal lato al rovescio e si risvolta la parte che dobbiamo accorciare della misura precisa. Quindi in questo caso noi dobbiamo accorciare i pantaloni di 5 centimetri e mezzo. Con l'aiuto del ferro, prima di tutto, bisogna sempre controllare che la misura sia uguale per tutta la circonferenza della gamba. In questo caso sempre 5,5 centimetri. Poi, con l'aiuto del ferro, si va a schiacciare per far sì che rimanga il segno, per non sbagliare. A questo punto, con le forbici, si taglia all'altezza dalla piega a 2 centimetri. Dopodiché si ripiega un terzo di quei 2 centimetri che abbiamo mantenuto all'interno. E per le persone meno esperte si andrà ad imbastire la parte in questo modo.
per tutta la circonferenza. Questi sono jeans di un tessuto morbido elasticizzato. Ci sono anche dei jeans con il tessuto molto più robusto e sicuramente in questo punto dove c'è la cucitura doppia all'inglese sarà un po' più difficile lavorare in macchina e si può rendere più facile il lavoro praticando un'incisione a ferro di cavallo e togliere quasi tutta la parte che dà fastidio e che rende il lavoro un po' più difficoltoso. Poi, sempre con l'aiuto del ferro, si schiaccia. Ve lo faccio subito vedere in questo modo. Procediamo adesso a inserire il pantalone dentro il braccio della macchina per cucire. Precedentemente infilata, abbassiamo il piedino e poi io di solito inizio sempre dalla parte interna perché così non si vede la cucitura all'inizio e alla fine. Procedo alla cucitura piano per le persone che le donne che sono non tanto esperte. Io inizio a cucire proprio nella parte più estrema del bordo, cercando logicamente di andare sempre diritto e non fuori, se no bisogna riiniziare. Bisogna sempre con delicatezza accompagnare il lavoro. Potreste anche andare più velocemente, così come faccio sempre io, e poi arrivando alla fine far coincidere i punti iniziali con quelli finali e fare, aiutandosi con questo che nella macchina da cucire serve per fare una sorta di avanti e indietro per fermare i punti. E voilà. E voilà. Questo è l'orlo finito. Fatto bene, io non lo faccio così. Grazie. Adesso andiamo a fare l'orlo riportato. Rimane la parte estrema, quella l'originale di un orlo di un jeans. In questo caso è un jeans non invecchiato e quindi non si vede niente. Però per far rimanere questo pezzettino qui, bisogna procedere in questo modo. Se prima avevamo per l'altro orlo girato il pantalone alla rovescia, in questo caso per questo orlo bisogna lasciare il pantalone dalla parte del diritto e se dobbiamo accorciare di 5 centimetri, dobbiamo rivoltare il pantalone della misura necessaria e adesso ve lo spiego. Praticamente, siccome rimane questo pezzo, noi dobbiamo risvoltare la parte quella più chiara di 2,5 centimetri abbondanti. Così, 2,75 per fare 5 centimetri e mezzo. Sempre con l'aiuto del ferro si procede come prima a fissare il lavoro facendo la piega su tutta la circonferenza della gamba del pantalone.
avendo sempre cura che con il centimetro di controllare che il lavoro sia uguale dappertutto. A questo punto si procede a imbastire come prima. Ne faccio solo un pezzettino, metà. Ecco, fatto. Procediamo ad andare in macchina. Siamo arrivati a questo punto. Ho inserito la gamba del pantalone all'interno del braccio e ho posizionato l'ago proprio accanto all'impuntura originale del pantalone, che è questa qui. Abbasso l'ago, così il piedino era già abbassato, e procedo a cucire proprio accanto l'impuntura in modo che rimanga l'impuntura quando rivolterò il pantalone. Ci sarà un millimetro di distanza tra la vecchia impuntura che rimarrà sempre quella. Vedete? L'impuntura originale è la mia. Eccoci qua, amiche. Io ho fatto l'impuntura proprio accanto a quello originale, ma perché c'è un motivo. Il motivo è questo, perché rigirando il pantalone rimane al di fuori, quella che si vedrà, l'impuntura originale del jeans. Vi ho detto all'inizio che ho misurato 2,5 cm abbondante perché in doppio risultano poi 5,75 cm. Rimarrà soltanto il bordino perché questa parte verrà tagliata. Per finire il lavoro, prima bisogna accertarsi che l'impuntura sia venuta perfettamente, come in questo caso. Basta andare piano e non accavallarsi con il lavoro precedente. Quando si è certi che il lavoro è venuto bene, si rimette in macchina e si procede a fare lo zigzag in questo modo. Il lavoro risulta così. A questo punto si prendono le forbici e si taglia la parte in eccesso da qui a qui con un taglio deciso e preciso. Si toglie l'eccedenza che sono quei 5 centimetri, si rivolta il lavoro. Mi posiziono sull'asse da stiro e con l'aiuto sempre dell'amico ferro vado a stirare la gamba così. Avevo tagliato in precedenza questa parte in eccesso. Praticamente voi andate a tagliare da qui per tutta la circonferenza e togliete questa parte che è la parte che bisognava accorciare. E l'orlo è fatto.
con questo abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Se avete piacere di vedere altri tutorial del genere con Tiziana, scrivetelo nei commenti. Se volete sapere, Tiziana, cos'è l'orlo. Come si fa un orlo classico di un pantalone classico da donna e da uomo? Quell'orlo che non si vede. Scrivetelo nei commenti, dite cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, un like, ce lo regalate e noi vi diciamo ciao e al prossimo video, ciao! Ciao!